E allora sono 16 minuti dopo le 9, siamo in diretta, stavamo chiacchierando con l'amica Sabina Del Muro, che è presidente della cooperativa Grelsa, stavamo scambiando qualche chiacchiera, ma adesso siamo in diretta. Sabina, benvenuta. Benvenuta a te e a tutti i telespettatori di Telepadre Pio TV. Allora, avevo detto, ti stavo dicendo che abbiamo guadagnato una telespettatrice, ma poi ho scoperto che ci segui, quindi non sei nuova alla nostra emittente. Tantissimo. Grazie. Sì, tantissimo. Allora, Sabina Del Muro è presidente della cooperativa Grelsa. La nostra attenzione è stata attirata dal fatto che la cooperativa Grelsa, che si trova a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria e Trani, quindi in Puglia, ha inaugurato una lavanderia. E poi ha inaugurato questa lavanderia e ha pensato bene di dare a questa lavanderia un valore aggiunto. Quale, cara Sabina? È stato il valore aggiunto l'idea di creare un bucato sufeso per il prossimo che non aveva la possibilità di lavare i propri indumenti in lavanderie industriali, quindi igienizzati, sanificati. E tutto questo parte dall'attenzione. Noi nel 2018 abbiamo vinto un bando per quanto riguardava i bagni comunali e avevamo anche le docce pubbliche e notavamo che chi veniva praticamente a lavarsi indossava di nuovo gli stessi abiti. A quel punto io dicevo, era una cosa fra me stessa interiormente, dicevo com'è possibile poterli aiutare, e da lì dicevo ma potrebbe essere valido un progetto di una lavanderia sociale. Però per fare una lavanderia sociale ci vuole anche la sostenibilità di un progetto, al che al fine di rendere proprio sostenibile nella continuità un progetto simile, dicevo, sempre ripeto, parlavo con me stessa, non so se parlavo con il Signore, apparentemente con me stessa, ma con il Signore. E quindi dicevo, per dare questa sostenibilità noi dobbiamo creare una struttura permanente in maniera tale che ecco, ci fosse continuità. La struttura, abbiamo trovato dei finanziatori che hanno sostenuto questo progetto, dopodiché creata la struttura, dicevo io, e adesso se noi apriamo, perché abbiamo creato un self-service dove chiunque può venire e lavare la propria biancheria. Perfetto. Però per aiutare il prossimo e fare il bucato sospeso, sempre dicevo, per fare questo ci vuole già che con l'apertura noi abbiamo un plafond, quindi abbiamo creato un plafond dove abbiamo chiesto a imprenditori, commercianti, studi legali sia di Canosa che di Andria di sostenere il bucato sospeso affinché anche gli ultimi avessero la possibilità in maniera totalmente gratuita, sostenuti da loro, di lavare i propri abiti. Abbiamo creato un plafond che praticamente è questa tessera dove loro hanno inviato dei bonifici, noi abbiamo caricato questa tessera con i loro soldi. E chiunque viene e che non può attingere economicamente, noi gli laviamo la biancheria gratuitamente e se il caso anche gliela consegniamo, perché lasciamo la dignità. Certo. Ecco, quello che ci sentiamo di dire è proprio lasciare la dignità all'altro. Certo. Sabina, diciamo i primi tempi. Sabina, sì, voglio riassumere magari per chi si è sintonizzato solo questo istante su Padre Pio TV. Quindi come cooperativa Grelsa voi gestivate le docce comunali, giusto? Sì, e gestiamo ancora. Gestite le docce comunali. Sì, i bagni che le docce. Molte persone vengono appunto a utilizzare le docce comunali, tu ti sei resa conto che magari non aveva alcun senso purtroppo che queste persone facessero la doccia e poi indossassero gli stessi abiti sporchi, ecco perché la necessità di poterli lavare e asciugare. Avete creato questa lavanderia grazie al sostegno di sponsor, avete creato dunque una base economica. Non li chiamerei sponsor. Sostenitori?
Amici, perché lo sponsor è un qualcosa immediato, cioè che succede al momento, un evento. Invece questi sono proprio dei veri e propri sostenitori del che bucato vi sospeso. sostengono nel tempo, vi sosterranno nel tempo, giusto? Ah, ecco, quindi questa è la differenza, perfetto. Quindi, ma può venire chiunque a lavare il bucato alla vostra lavanderia, giusto? Chiunque, perché è una lavanderia perfetta per tal pubblico e poi c'è questa tessera che permette a chi non può permetterselo di fare il bucato. Ma hai dimenticato di dirci il nome del progetto, lo lascio dire a te perché è bellissimo il nome che avete scelto. Sì, più che scelto, ripeto, è stato ispirato ed è Portami il mantello, nessuno escluso, sulle orme di San Francesco d'Assisi. Che bello. Mi emoziono anche nel dirlo, perché quando proprio chiedevo l'ispirazione a dare un nome a questo progetto, ecco, venne proprio fuori di Portami il mantello, nessuno escluso. Infatti da noi nessuno escluso, cioè dall'ultimo al primo, perché abbiamo anche delle convenzioni che abbiamo creato con i B&B, i ristoranti, abbiamo fatto una convenzione di ultimo proprio fresca con il Canosa Calcio 1948 e con la stabilità di un progetto. È proprio questo, perché sì, è vero, fare il bucato sospeso, aspettare che qualcuno lasci e che comunque lasciano, e io Certo. ringrazio tutti i benefattori, sarebbe stato andare incontro a una potenziale chiusura. Il comune di Canosa, attenzione, con l'assessore ai servizi sociali, si è sentita anche lei coinvolta in questo progetto, perché è giusto che chiunque poteva avere abiti puliti, freschi e stirati, anche perché abbiamo tutta una serie di servizi che noi offriamo alla clientela. Proprio, ripeto, le convenzioni fanno sì che rinforzano il progetto. Abbiamo assunto anche una persona oltre sessantenne e quindi abbiamo creato lavoro. Ci attingiamo, speriamo, a fare anche formazione alle giovani generazioni di come si può fare una smacchiatura, un lavaggio in acqua con i raggi ultravioletti. Cioè, guarda, ma c'è talmente spazio per dare e per servire, che veramente ringrazio Dio. Io in un'unica parola ringrazio Dio che mi abbia illuminata, che si serve anche di me, perché non ti nascondo, lavoro tanto, sono Se una volontaria, l'ho è vero, scoperto. non sono retribuita, questo vorrei, perché sai, molte volte uno dice, ma è possibile che lavora così tanto senza nessun riscontro, ma per me il riscontro è il sorriso, la gioia negli occhi che gli altri ti lasciano. Cioè, è questo il pagamento che io ricevo e per me va benissimo. Cioè, Molto molto ora non bello quello so che se. dici Sabina, ci siamo sentite più volte per organizzare questo collegamento e ho scoperto che sei vulcanica, quindi secondo me non ti fermerai a questo progetto, appunto lo voglio ricordare, Portami il mantello, nessuno escluso sulle orme di San Francesco d'Assisi, ma sicuramente ti inventerai, grazie anche all'ispirazione, ecco, della provvidenza, qualcos'altro ti inventerai, grazie appunto per quello che fai in maniera gratuita, cara Sabina. Ti ringraziamo di cuore. Siete a Canosa di Puglia, dove esattamente? Dacci un'indicazione. Allora, noi ci troviamo per quanto riguarda la lavanderia sociale in via Guglielmo Obertan 46, cioè la self-service. Dopo abbiamo accanto al numero 50 lo sportello sociale, appunto dove chi ha bisogno di ricevere i nostri servizi si rivolge allo sportello. Praticamente è giusto una porta, Eh sì, non vabbè. pensare.
Quindi richiede i nostri servizi al numero 50 e noi ci attiviamo per quelle che sono le necessità richieste. Siamo, ripeto, molto hai ragione quando dici chissà che cos'altro ne verrà fuori. L'auspicio che mi sono sempre data è che anche altre realtà possano prendere a modello, perché io dico sempre, dopo l'alimentazione, che è il fabbisogno primario dell'essere umano, viene anche l'igiene, perché noi oggi viviamo in una società d'immagine dove l'igiene, se non ce l'hai, sei discriminato, purtroppo sei discriminato, per varie Certo. ragioni, non siamo tutti accoglienti. Allora, dobbiamo fare in modo che anche l'altro possa ricevere accoglienza da chi accoglienza non ne ha. E quindi facciamo in modo di. E quindi molte altre realtà possono anche, già lo stanno facendo, Sì. copiarlo come progetto. Magari. Perché Sabina, scusa, noi voglio abbiamo chiederti. ricerche. Sabina, voglio chiederti questa Dimmi. cosa. È successo anche che magari grazie ad un abito pulito una persona che si è rivolta a voi abbia trovato lavoro? Sì, e abbiamo anche accorciato i pantaloni, e abbiamo messo, abbiamo fatto un lavoro di sartoria, anche sui pantaloni, sai, i bottoni, che dopo li abbiamo anche ricevuti in dono. Cioè, vedi cosa Certo, scatena il certo, bene certo. nel momento in cui tu sei esempio, e quindi lì c'era una necessità, anche la merceria ha detto no, no, non pagarmi. Cioè, è un qualcosa, è Eh calamitoso, io sì, lo il chiamo bene, calamitoso. esatto, il bene scatena il bene. Sabina, dobbiamo chiudere. Sì. Ti ringraziamo di cuore per essere stata con noi. Invitiamo i nostri amici ad andare su un qualsiasi motore di ricerca, a digitare Cooperativa Grelsa a Canosa di Puglia, bucato sospeso e magari, perché no, se vi trovate in zona, ci seguite da Canosa, andate lì a fare il bucato e lasciate il vostro piccolo grande contributo, le cosiddette gocce nell'oceano che fanno la differenza. Grazie, grazie cara Sabina. Ci sentiamo presto, rimaniamo a disposizione anche per altri tuoi progetti. Se hai bisogno di una cassa di risonanza, noi siamo qui. Ciao! Grazie, grazie a voi per averci scelti. Ciao, Un caro ciao, saluto, un abbraccio. ciao. E allora, noi ci. Anche. Grazie, noi ci fermiamo, lasciamo Canosa di Puglia, andiamo in pubblicità, poi torneremo per andare in provincia di Genova, a Chiavari. State con noi.